L'affluenza non ha tradito le aspettative nonostante la contemporaneità con il derby che vedeva la Salernitana impegnata a Benevento, dove le streghe, nel mentre Salerno tributava il suo devoto saluto al santo patrono Matteo, rovinavano la giornata consacrata all'Evangelista. Ma questa è un'altra storia. Assenti annunciati il sindaco Enzo Napoli e il governatore Vincenzo De Luca, rappresentate il comune c'era il vice sindaco Eva Vossa, con gli assessori comunali Maria Rita Giordano e Gaetana Falcone, mentre per la provincia c'era il consigliere Michele Stianese. Tra i presenti Peppe Zitarosa, Dante Santoro, Roberto Celano, Pachi Memoli, Antonio Cammarota, Antonio D'Alesso, l'ex parlamentare Alfonso Andria, nonché i deputati Casciello, Enzo Fasano e poi il questore Maurizio Ficarra, oltre al prefetto Francesco Russo. Puntuale, alle 18.30 dopo il rituale, con le statue portate nel lato della cattedrale prima di iniziare il faticoso tragitto, il corteo religioso è partito dal Duomo per attraversare le strade del centro. Alla processione assente l'arcivescovo Moretti, costretto per motivi di salute a disertare anche quest'anno la lunga passeggiata tra vicoli e strade assiepate da fedeli. Bellissimi anche quest'anno gli addobbi delle statue portate in spalla dalle paranze. Su quella di San Giuseppe, ad esempio, campeggiava un tronco di circa 3 metri di altezza con fiori gialli e fili di neon che si sono poi illuminati con il calare della sera, creando un effetto suggestivo. Per la paranza di San Matteo, invece, una base di polistirolo con edere e orchidee bianche. Il corteo religioso, complice il gran caldo, ha avuto un ritmo abbastanza lento. Il percorso scandito dalle bande musicali, dalle preghiere e dai canti che, grazie al sistema di filodiffusione, sono state ascoltate in tutte le strade interessate dal percorso, ha raggiunto alle 21 il comune di Salerno per poi proseguire la marcia verso le vie del centro storico e rientrare poi in cattedrale alle 22. Infine, sulla spiaggia di Santa Teresa, a mezzanotte i rituali fuochi d'artificio che hanno fatto calare il sipario sull'intensa e partecipata giornata.